tutti da Valentina, insegnante per italiano fitness di Energy Balance, che è la lezione che svolgeremo oggi insieme. E di solito consiglio per chi è a casa, consiglio di togliere le scarpe e possibilmente anche i calzini, perché è importante che l'approccio del piede sia naturale. Io per motivi igienico-sanitari, essendo all'interno di un centro, dovrò tenere le scarpe, ma per voi è sicuramente meglio se togliete tutto. Detto questo, non vi serviranno attrezzi di alcun genere, semplicemente le vostre mani e i vostri piedi. Oggi cercheremo di lavorare con le catene laterali del corpo, quindi sollecitare soprattutto le aree laterali del corpo. Inizieremo con un riscaldamento, andremo a preparare tutte le varie articolazioni per poter eseguire piani, movimenti su diversi piani, andremo a riscaldare, a sciogliere la colonna vertebrale e poi cominceremo il nostro lavoro sull'equilibrio. Allora, iniziamo mantenendo i piedi uniti in modo da ridurre la nostra base d'appoggio al minimo e proviamo ad allineare planamente tutto il corpo, pensando di allungarci sempre di più verso l'alto. Quindi immaginate di poter recuperare spazio tra una vertebra e l'altra. Fatto questo, iniziamo a spostare il peso del corpo in avanti e indietro. Quindi lo concentriamo sotto gli avampiedi e poi sotto i talloni. Nel fare questo, guarda, dovremo cercare di mantenere il corpo allineato, quindi stiamo lavorando anche con la parete addominale e con i glutei, proprio per evitare che il tronco si sposti. Continua pure a dondolare in avanti e indietro, sono movimenti di spostamenti piccoli. Adesso ti chiederò di sollevare i talloni quando vai in avanti, di sollevare gli avampiedi quando vai indietro, sempre mantenendo l'allineamento. Benissimo, ne facciamo ancora 3, 2 e l'ultima. Adesso separa i piedi, portali più o meno sotto la linea delle anche, sposta il peso sulla tua gamba sinistra e inizia a sciogliere la caviglia destra eseguendo i movimenti circolari. In un verso, nel frattempo mantieni l'allungamento del tuo cuore sull'alto, e poi nel verso opposto. E andiamo a fare lo stesso lavoro con l'altra gamba, quindi porto il peso sulla gamba destra e vado a sollecitare la caviglia sinistra. Cambia verso. E torna. Mantieni i piedi marcati paralleli, piega un pochino le ginocchia appena appena e porta l'appoggio sulla parte esterna del piede e su quella interna, mantenendo il bacino in posizione neutra. Respira naturalmente. E poi cambia piano di movimento. Immagina di camminare sul corpo, solleva un avampiede e un tallone contemporaneamente. Il movimento è questo. Benissimo, adesso ricarichiamo bene le gambe, portiamo le punte dei piedi verso l'esterno e andiamo a disegnare con il bacino una traiettoria circolare piuttosto ampia, mantenendo la colonna vertebrale allungata. Ricordati che più è ampio il movimento che esegui, maggiore è la sollecitazione dell'articolazione dell'anca. Quindi se la vuoi sciogliere in maniera più sensibile, aumenta il raggio di movimento. Se per qualche motivo hai fastidio, riduci ovviamente la respira. E cambiamo verso. Benissimo, adesso riavviciniamo i piedi, teniamo il peso del corpo sulla gamba sinistra, picchia il piede nudo, cerca di fare presa a terra con le dita del piede come fosse quello della mano, continua a sollevare il tronco, solleva da terra il piede destro e ripete un movimento circolare con la caviglia, prima in verso,
pannellato. Adesso, tenendo l'addome attivato, quindi provate a tirare dentro la pancia, andiamo a far controllare la nostra gamba al di sotto del ginocchio, prima in avanti e indietro. Nel frattempo cerchiamo di sentire il tratto lombare sollevato, poi il movimento diventa laterale, un'oscillazione laterale. E stop. Cambio gamba e ripeto il lavoro dall'altra parte. Mi radico bene con il piede destro a terra, sollevo la gamba sinistra, lavoro prima sulla caviglia. Nell'altro verso. E poi faccio oscillare la gamba avanti e indietro. Sentite come lavora intanto l'arco destro, l'appoggio, si sta organizzando, poi il movimento diventa laterale. E torno in appoggio. Ripetiamo il movimento circolare una volta a livello dell'anca. Di nuovo, torna in appoggio sulla gamba sinistra, solleva la gamba destra, mantiene il ginocchio flesso e con l'anca, quindi con la coscia in avanti, fa un movimento circolare in verso, l'addome è sempre a prima, e poi nell'altro. E andiamo a fare la stessa cosa sull'altra gamba. L'addome, portati verso l'alto, allunga bene il tronco e cambia. L'ultima è riapposta. Ora di nuovo divarica i piedi, le punte dei piedi, le anche le gambe. Mantieni l'allineamento tra il tronco e il bacino, inizia a scendere col bacino in mezzo tra i due piedi, piegando le gambe. Attenzione a non portare in avanti le ginocchia o a non farle cadere verso l'interno, mantieni bene la zona delle anche aperta. Scendo finché posso e contraendo i glutei inizio a risalire piano piano. Iniziamo a sollecitare i muscoli delle cosce e la zona delle anche, appunto, perché posso lavorare su questo piano. Facciamo ancora 3 e ancora 2 e poi l'ultima e a questo punto riavviciniamo un pochino i piedi, troviamo una posizione comoda, stabile in piedi e iniziamo a sciogliere le dita delle mani, quindi cerchiamo di sollecitare le falangi anche. Poi passiamo ai polsi, i movimenti sono sempre circolari, anche nell'altro verso, e poi arriviamo alle spalle, vedete le circonduzioni più indietro, respira, e in avanti. Il braccio rimane rilassato. Adesso fai un'extra rotazione con le braccia e le spalle, quindi guarda il pollice di ogni mano va verso l'esterno, si deve vedere il palmo della mano verso lo schermo, e le spalle si aprono, vanno indietro, lasciando spazio alla zona del petto. Sull'intra rotazione, che è il movimento inverso, fare il movimento in contrario, quindi i pollici si rivolgono verso l'interno, verso il centro del corpo, le spalle tendono a venire in avanti e il petto si accorcia. Inspiro sull'extra rotazione, espiro sull'intra rotazione. Thank you.
Esco, da qua adesso porta le braccia verso l'esterno, distese, e fai lo stesso lavoro che hai fatto prima con le braccia lunghe e pronte. Vai, in rotazione verso l'esterno, in questo caso indietro e poi verso l'interno, avanti. Inspiro, espiro. E l'ultima, e riportiamo le braccia lunghe. Andiamo a lavorare sulla zona cervicale. Fai una semplicissima rotazione verso destra, senza muovere le spalle. Torna lentamente verso il centro e poi ruota a sinistra. E ancora verso destra. Facciamo l'ultima volta. Il prossimo movimento che ti chiederà di fare con il collo sarà una flessione laterale, quindi sempre mantenendo le spalle sulla stessa linea, porta l'orecchio destro verso la spalla corrispondente. Dove arrivi arrivi, può essere anche limitato l'alto del movimento. Poi lentamente torna al centro, molto lentamente, e allinea le vertebre e vai a fare la stessa flessione dall'altra parte. Torno verso il centro, immagino ogni volta che torno al centro di recuperare spazio tra le vertebre cervicali. E a questo punto andiamo ad eseguire una circonduzione completa in un verso e nell'altro. Inizia ruotando il collo a destra e da lì parte il movimento completo di circonduzione. Nell'altro verso. Questa è l'ultima. E allinea il collo verso la colonna. Adesso andiamo a riunire i piedi e cominciamo a sollecitare proprio la schiena. Allora, da questa posizione con le ginocchia leggermente piegate, ti chiederò di nuovo di fare un'extra rotazione in modo da aprire il petto ed estendere il dorso. Da qui poi farò un movimento in avanti che parto dalle anche. Le gambe restano tese quasi completamente. Mantengo la schiena piatta, quindi la colonna estesa finché posso. Poi continuo a scendere piegando le ginocchia. E quando arrivo ad appoggiare l'addome sulle cosce, quindi la schiena in sicurezza, mi abbandono, mi rilasso. Per salire, risicchio il collo. Sbrogolamento verso l'alto. Muovo, inspira, inverto. Espirando inizia a scendere, il movimento inizia da qua, dal bacino. Piego le gambe, mi appoggio sui quadricipiti e mi appoggio. E torno rotolando. Facciamolo ancora due volte. Adesso torna su anche con la testa per un respiro ampio, profondo, allunga di verso l'alto e lascia andare le braccia. Cominciamo a lavorare sull'equilibrio, quindi cominciamo a sentire l'appoggio concentrarsi solo sul piede destro, andando a far lavorare quindi tutto l'arco destro, la panca in giù. Quindi di nuovo trovo l'allineamento che avevi ricercato all'inizio, scarica il peso sulla gamba destra e inizia a sollevare la sinistra. Prova a mantenere questa posizione. Il petto era aperto, le spalle sono bene indietro.
braccia rilassate, inspira e cerca di premere a terra con tutte le dita del piede. Adesso prova a fare la stessa cosa sull'altra gamba. Scarica tutto il peso del corpo sulla gamba sinistra, il ginocchio leggermente piegato e inizia a sollevare il piede corpo. Mantieni. Se devi ricercare la stabilità del tronco, attiva l'addome. E cambia. Lo ripetiamo con la gamba destra in appoggio. Mettiamo sulla schiena e iniziamo a portare verso l'esterno le braccia tese. Tieni qua le braccia e cambia gamba. Bene, lascia andare le braccia. Ad ogni elemento che ti guido a fare, ne andremo ad aggiungere sempre un altro, fino a creare una sequenza di movimenti più o meno lunga. Ogni volta devo aggiungere un tassello. Torniamo sulla prima posizione, quindi gamba destra in appoggio, gamba sinistra sollevata, sopra il corpo e apri lateralmente le braccia. Adesso aggiungi un movimento, porta il ginocchio sinistro verso l'esterno. L'addome risucchiato e appiattito e i glutei sono contratti, devo mantenere il tronco e il bacino stabili. Sto lavorando sulla apertura dell'anca. Torno, riappoggio il piede, lascio andare e lo ripetiamo sull'altra gamba, quindi peso a sinistra sulla gamba destra, sui due. Porta fuori le braccia e di nuovo attivando l'addome e i glutei. Fai con il ginocchio destro verso l'esterno, la massima apertura che riesci ad aggiungere. Attenzione al piede sollevato che non preme contro il ginocchio, lo sfiora appena. Torniamo in avanti, riappoggiamo il piede e lasciamo andare la corsa. Adesso prendi per respiro profondo, ruota indietro le spalle, espirando scendi come abbiamo fatto all'inizio, ruotando le anche, piega le gambe, appoggiati e rilassa. Per tornare come prima, risucchia l'obbelico e sruota la corsa. Bel respiro. Riprendiamo il lavoro dalla prima posizione e poi andiamo avanti. Peso del corpo sulla gamba sinistra, solleva la schiena, porta sul piede destro, porta fuori le braccia, bene. Adesso contraendo, stringendo i glutei, porta verso l'esterno la coscia destra. Da questa posizione inizio a spostare la gamba destra, il ginocchio. Poggio il piede destro a terra, che è orientato a circa 90 gradi rispetto all'altro, e comincio a sbilanciare il peso verso quella gamba. Finché non sento che il piede sinistro si solleva da terra. Ritrova l'appoggio sulla gamba sinistra, porta su di nuovo il ginocchio destro, riportalo avanti e ricominciamo. Facciamo tutto al ritmo. Cambio gamba, leva la schiena, adesso attiva i glutei, porta fuori il ginocchio sinistro. E inizia a spostare la gamba sinistra lateralmente e seguila con tutto il resto del corpo. Il peso si concentra su questa gamba che adesso si solleva. E poi risollevo la gamba sinistra, che ritorna alla posizione precedente, chiudo in avanti, aggiungiamo un altro elemento. Di nuovo, sinistra in appoggio, solleva la schiena, tutta la muscolatura del tronco attiva. Fuori le braccia, fuori verso l'esterno il ginocchio destro e mi sbilancio in quella direzione. Attiva bene gli addominali e vai a sentire il lavoro sulla zona laterale dell'addome. Inizia ad inclinare finché fuori il bacino e con esso il tronco. Quindi riprendiamo l'appoggio sulla gamba sinistra, avanti, ritroso, ritorniamo in avanti, lasciamo proviamo a farlo anche sull'altra gamba. Poi le braccia,
Adesso attiva i glutei, porta fuori il ginocchio sinistro, orienta sempre in quella direzione il piede sinistro e spostati, sbilanciando il peso del corpo, fino a che non riuscirai a staccare la gamba destra da terra. Prova ad inclinarti finché ritrova l'appoggio sulla gamba destra, solleva il piede sinistro, ginocchio verso l'esterno, lo richiude in avanti, fascio. A questo punto recuperiamo un pochino, come prima prendiamo un bel respiro. All'interno, espira, ruota le anche in avanti, piega le gambe, ruotati e lascia andare. Preparati a risalire srotolando le vertebre. Ricominciamo da capo e proviamo ad aggiungere ancora un movimento. Peso sulla gamba sinistra, ti ricordo che il ginocchio è sempre leggermente piegato, non è mai in iperestensione, e il piede, che tu dovresti avere libero, è aggrappato al terreno. Solleviamo la gamba destra, solleviamo il busto, poi le braccia. Adesso, porta verso l'esterno il ginocchio destro, porta verso l'esterno la gamba destra. Attenzione adesso, nello spostamento laterale non dobbiamo girarci, cerchiamo di mantenere il petto e le anche rivolti verso la schiena. Mi sposto e sollevo la gamba sinistra. Contraggo i glutei e cerco di inclinarmi più possibile. Ok, ritorno con cautela verso la posizione centrale, riporto sulla gamba destra. Fermi qui adesso con l'anca aperta, glutei contratti, cerchiamo di ruotare il busto nella direzione opposta, quindi in questo caso verso sinistra. Una, chiudi e riapposta. Ripetiamo tutto dall'altra parte. Il busto, porta fuori le braccia, porta fuori la coscia sinistra. Glutei serrati, contratti, fuori la gamba sinistra, bilancia il peso senza girarti, occhio, ti rende tutta la pancia e senti il lavoro spostarsi sulla parte laterale dell'addome, in questo caso la lato destro. Inclinati finché puoi. Anche il ritorno è contro le spalle, solleva il ginocchio che è sempre orientato per la parte. Dall'avanti. Lo ripetiamo. Allora, gamba sinistra in appoggio. E da qua di nuovo. Fuori la coscia destra. Fuori la gamba. Mi sbilancio. Non c'è rotazione del muscolo. Sollevo l'altra gamba. Provo a raggiungere con il tronco e la gamba sollevata il piano parallelo a quello del pavimento. Legate la gamba da fuori. La gamba sinistra e destra, da qui vado a ruotare il busto nella direzione opposta, no? Chiudo in avanti il ginocchio destro e vado a ruotare il tronco anche nell'altra direzione verso destra, quindi incontro laterale. Ripetiamolo anche dall'altra parte. Fuori la gamba, di girare, spostati lateralmente, senti il lavoro che si sposta sulle fasce laterali dell'addome, inclinati in modo da raggiungere se vuoi con questa gamba, piano parallelo al pavimento, e torna sulla gamba sinistra, movimento che non ho fatto prima, lo facciamo adesso, ruota il tronco verso il destro. Adesso riporta in avanti il ginocchio e vai a ruotare il busto verso la gamba sollevata. Bene, abbiamo guadagnato il piccolo recupero, quindi come prima, piedi uniti, ferro aperto, inspiro,
Inspiro, muovo le gambe in avanti, prendo le gambe, mi appoggio sulle cosce, mi lascio andare. Respiro. Andiamo a riparare, siamo giunti quasi alla conclusione di questa sequenza. Allora, gamba destra sollevata, la sinistra sarà quella che sosterrà il peso del corpo. Andiamo al busto e ripartire qua. Adesso ricordati di tenere i glutei bene contratti. Radica il piede destro a terra, sbilancio e solleva l'altra gamba. E prova a contatto col busto e la gamba sinistra. Parla del movimento con le braccia sulla linea verticale. Ora torno, faccio tutto a riposo, da qui aggiungo una rotazione in direzione opposta e cambio. L'anca si chiude, il ginocchio viene avanti e il busto vada verso il basso. Da qui porto le braccia lungo i fianchi, peso sempre extraangolare e mi muovo in avanti verso lo specchio. La gamba d'appoggio impiegata, la gamba che sale dietro è stesa. Ripetiamo tutto dalla parte. Fuori la coscia sinistra, fuori la gamba, attiva la parete addominale. Inclina, inclina, inclina fino a percepire le braccia sulla linea verticale, la gamba la destra con quella orizzontale e torna sulla gamba sinistra, ruota il tronco a destra. Ma porta avanti il ginocchio sinistro, mi chiudi l'altra e ruota in controlaterale. Da qui adesso le braccia si posizionano lungo il fusto e andiamo in avanti, sempre partendo dalle anche, la gamba d'appoggio piegata, una dietro il pensato. Bene, vieni uniti, prendi un bel respiro. Scendi, piega le ginocchia, appoggia tutte le cosce, lascia. E risalti. E cerchiamo proprio la conclusione a questo punto. Cerchiamo sempre da capo, quindi con la gamba sinistra in appoggio, il piede ben radicato, solleviamo l'altra, recuperiamo spazio tra le vertebre e ripartiamo da qui. Fuori la coscia a destra, fuori la gamba, il bilancio, non c'è rotazione, dei contratti, cerca di controllare anche il ritmo, l'acqua, vuota il busto verso sinistra, fuori, chiudi, ruota a destra. Giù le braccia, il piede sempre a terra, sposta in avanti e da qua di nuovo porta fuori le braccia e poi cerca di spostarle in avanti mantenendo le spalle lontane dalle orecchie, quello lì e sali qua, fai respiro. Cambio gamba e faccio lo stesso identico lavoro. Respira, contrai i glutei, addome, cammina. Mm-hmm.
porta sulla gamba sinistra, sempre orientata verso l'esterno, ruota il tronco a destra. Ricambio. Ora le braccia tese lungo il busto, mi muovo in avanti, sempre portando dal bacino, la schiena è estesa e rimane stabile, con benigno ricicchiato, vado ad allineare di nuovo la gamba dietro al piano della schiena. Fuori le braccia e avanti. E torno. Bel respiro, scendi portando in avanti il bacino, piega, andiamo a recuperare. Non quello per salire. Ultima volta. Sinistra, appoggio, le spalle, lascia correre libera, porto fuori la gamba, la solleva ovviamente, esterno, spostati, sbilanciati, lina, torna su, ritrova l'appoggio sul piede sinistro, da qui, chiude i contratti, ruota a sinistra il busto. Torno, riavvicino la coscia alla parte centrale del corpo, dall'altra parte del corpo. Avanti fino avanti. Porta fuori le braccia, portale avanti, allontana le spalle dal collo, risali, poggia il piede a terra, allunga di bene verso l'alto e fai una pressione laterale verso sinistra col busto, fino a sentire lo stiramento di tutta la linea destra laterale del collo. Pancia dentro, quindi attiva l'addome, torna sul centro, tira verso l'alto e lascia. La sensazione è quella di apertura nella parte laterale del corpo. Proviamo a rifarlo dall'altra parte. Rileva la gamba sinistra, fuori le braccia, la gamba. Fuori la gamba, uomini lateralmente. Torniamo. Sempre col ginocchio orientato lateralmente, con il busto dalla parte opposta. E torno. Le braccia si posizionano lungo il tronco, mi muovo in avanti dal bacino. Fuori le braccia, portale avanti, risali verso i piedi, e da qui con i piedi in appoggio andiamo in pressione laterale verso la destra e andiamo a stirare la linea laterale sinistra del corpo. Adesso attivando l'addome torna al centro, muoviti verso l'alto, inspira e lascia. Benissimo. Spero che abbiate percepito gli allungamenti, gli stiramenti anche importanti sulle linee laterali del corpo, nonché le sollecitazioni muscolari. Adesso ci prepariamo anche a concludere proprio la sessione di allenamento, riportandoci nella posizione piedi paralleli e ginocchia leggermente piegate, quindi la posizione più stabile e comoda con i piedi. Da qua di nuovo lavoriamo sul collo con delle circonduzioni complete e alternate, quindi come abbiamo fatto all'inizio. Ruota, scendi, descrivi un cerchio completo e cambia. Ancora. Thank you.
due piedi paralleli, piega bene le gambe, inspira e solleva il braccio destro, allungati verso l'alto, espira, flessione laterale verso sinistra, fino a sentire lo stiramento. Adesso da questa posizione mi giro verso il pavimento, quindi farò la torsione col corpo, e letteralmente mi lascio cadere. Da qua srotolo centralmente. Sollevo il braccio sinistro, prendo un respiro, allungo, 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 flessione laterale verso destra, mi giro a guardare il pavimento, quindi faccio una torsione col tronco e mi lascio cadere al centro. E svolto. Di nuovo braccio destro. Ritorno trotolando. Braccio sinistro. E trotolando. A questo punto andiamo a terra, potete prendere se volete un tappetino, un telo, basta il tappeto di casa, e da questa posizione andremo a appoggiare la schiena a terra, raccogliendo le ginocchia a terra. Con la mano destra aggancio le ginocchia e le faccio scendere verso destra, fino a appoggiarle a terra. Braccio sinistro aperto lateralmente, lo sguardo verso l'acqua, respira profondamente, adesso con una inspirazione portiamo il braccio sinistro dietro oltre la testa. Braccio continua a muoverti oltre la linea della testa e riporta col vertice in fianco verso il bacino. Riporta le gambe al centro, sollevate e passa dall'altra parte. Inspirando, porto il braccio oltre la linea della testa, mi lascio le spalle, mantengo. Sempre con questo braccio prosegui oltre la linea della testa e scendi di nuovo verso il bacino. Centro, appoggia a terra un piede, non importa quale, e scendi l'altra gamba verso l'alto. Puoi arrivare qui con le mani, puoi arrivare dietro il ginocchio, puoi arrivare alla caviglia, o addirittura ad afferrare la punta del piede, quello che puoi fare. Lasciamo le spalle. E cambio. Thank you.
prepariamo girandoci su un fianco ad alzarci. Rimaniamo in questa posizione per qualche secondo. Poi con l'aiuto delle braccia ci mettiamo seduti. Nel frattempo, rimanendo in questa posizione, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me e vi ricordo che insegno questo corso Energy Balance nei centri Italiana Fitness e in questo periodo mi potete trovare a Parco Colbio ogni martedì e giovedì alle 12, a Italiana Fitness in Burtina il lunedì, mercoledì e venerdì alle 18 e a Italiana Fitness Momentana il sabato alle 12. E grazie ancora e vi auguro una buona giornata.